Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo scelto questo luogo perché c'è una foto che ritrae Padre Pio insieme ai suoi confratelli. La stiamo vedendo proprio in questo istante. Ed è la copertina di un testo della collana Testimonianze curato da Padre Gerardo Di Flumeri, che non ha fatto altro che riportare le memorie intorno a Padre Pio da Pietrelcina di quel frate che vedete in questa immagine subito dietro a Padre Pio e che porta avanti questo drappello di confratelli. Si tratta di Padre Paolino da Casa Calenda. Padre Paolino da Casa Calenda il 31 ottobre del 1964 è venuto a mancare. Lui fu un frate importante per la vita di Padre Pio perché per diversi motivi era il frate che lo ha portato in questo luogo. Lui era a Sant'Anna, questo caldo afoso in quel convento, lo vide quando andò a predicare la novena, il triduo a Sant'Anna e lo vide, racconta nelle sue memorie, che era tra virgolette buttato su di un divano perché quel caldo non lo faceva quasi respirare. Allora lui gli chiese di venire qui a San Giovanni Rotondo a respirare un po' di aria più fresca, ecco, si stava meglio qui. E così fu. Per la prima volta lui portò qui il giovane frate che stette bene, si cominciò a sentire bene. Tant'è vero che poi il 4 settembre dello stesso anno, in modo permanente, fissò la sua dimora insieme al beneplacito dei superiori maggiori, fissò la sua dimora proprio in questo convento. E il padre guardiano era proprio Padre Paolino, che dopo 2 anni era il guardiano, potremmo dire proprio così, che raccontò anche nelle sue memorie, proprio in questo testo, il fatto delle stimmate, quello che accadde. E lui non si era accorto di niente, fu una sua figlia spirituale, Nina Campanile, che gli disse: ah, sa, padre guardiano, si è accorto di Padre Pio che ha avuto le stimmate? E lui subito, dopo circa 8-10 giorni, cominciò a chiedersi: come mai proprio io, che sto qui accanto a Padre Pio, non mi sono accorto di nulla? Andò nella sua stanza e si accorse di queste macchie sul dorso delle mani. Come ci racconta la sua biografia e i dati biografici che sono stati raccolti da Padre Gerardo, lui nasce a Casa Calenda col nome di Francesco, veste l'abito cappuccino il 10 agosto del 1901, emette la professione temporanea nel 1902 e quindi poi emette la professione dei voti solenni nel 1906, mentre viene ordinato sacerdote nel 1908, l'11 di ottobre, a Montefusco, luogo dove incontra per la prima volta Padre Pio tra il 20 e il 30 di novembre. Fu un ministro provinciale per 6 anni circa, dal 1944 al 1950, quindi potremmo dir così che fu presente in quel momento importante dove nel 1947 si diede l'inizio dei lavori della Casa Sollievo della Sofferenza e fu il frate che, già accortosi del grande movimento di fedeli che venne qui a San Giovanni Rotondo, si inventò, ecco, ideò questo sistema di prenotazioni per confessarsi da Padre Pio da Pietrelcina, questo nel 1946. Molti anni Padre Paolino li trascorre proprio a Cerignola, infatti nella congregazione straordinaria tenutasi a Foggia, nel convento di Sant'Anna, si approva un progetto per la chiesa di Cerignola, chiesa conventuale. Padre Paolino viene incaricato di stipulare questo contratto con la ditta, quindi raccogliere i fondi necessari. Cosa fa Padre Paolino? Va in America per raccogliere i predetti fondi, torna da pochi giorni dall'America, dà relazione al padre provinciale e ha potuto far così costruire la chiesa di Cerignola con circa 60.000 lire. Dopo essersi recato nel 1964 a San Giovanni Rotondo per un periodo di riposo, viene ricoverato nel settembre nella Casa Sollievo della Sofferenza. Il 31 ottobre alle 12.40 muore in Casa Sollievo e poi trasportato a Cerignola, dove è stato seppellito. Nel pomeriggio del 1 novembre del 64 hanno avuto luogo i funerali nella chiesa del convento di Cerignola, la chiesa che è stato proprio lui
a far costruire con la raccolta dei fedeli, di tanti benefattori, ma soprattutto con la sua grande e buona volontà, l'amore, l'esempio e allo stesso tempo anche la guida che gli ha impartito il suo confratello illustre, santo, Pio da Pietrelcina.